Cari amiche e amici che mi seguite in Spreaker, un istante fa ho iniziato questo broadcast, ma per problemi tecnici ho dovuto sospendere la trasmissione. Adesso niente paura, sto in vivo qui con voi. Qui sono le 10:41. Là do per certo che siano le 15:41. Qua recentemente il giorno è diventato soleggiato, ma era molto scuro. E sta venendo l'inverno. Là invece deve essere primavera inoltrata, anzi, che dico, deve essere cominciato l'estate. Grazie a tutti per seguirmi. Chissà che state facendo a quest'ora. Io sto per leggere e poi forse farò un video, non lo so, questo pomeriggio di qua. Alle 16:18. E voi che fate? Che è delle vostre vite? Mi piacerebbe saperlo. Che state facendo adesso che mi ascoltate dal vivo? Che interessi avete? Chi siete? Da dove venite? Dove andate? Dove abitate? Che vi piace guardare? C'avete uno smart TV per vedere YouTube? Bene, approfittatene, non tutti lo hanno. Anzi, che dico, sfruttate il vostro smart TV LED. Perché? Perché uno che ha un televisore così, solo le cose migliori può guardare. A meno che non abbia nella vita qualcosa di curiosità. Beh, vi dico tutto questo per raccomandarvi il mio canale YouTube Santen Chan, perché ieri ho caricato un video autonarrativo dal significativo titolo, indovinate un po', San Ten Chan. L'argomento è molto complesso che ho messo nel testo del video caricato in YouTube San Ten Chan. Ebbene, il video è titolato San Ten Chan, c'è una descrizione che è San Ten Chan. E come parola chiave, indovinate che ho messo, indovinate un po'. Ebbene, se lo avete indovinato siete bravi. San Ten Chan, bravi di nuovo. E allora mettete nel esploratore di internet, nel vostro smart TV, San Ten Chan, e vi appariranno i video di San Ten Chan, ossia i miei video che ho caricato nei canali di San Ten Chan di YouTube, Vimeo, Dailymotion, e c'è anche un paio di video in Facebook. E poi li potrete trovare anche nel canale di Twitter Santenchan. E quindi approfittate del smart TV che avete, perché io non ce l'ho, ho televisore a incandescenza e non mi posso vedere i miei video se non nel cellulare e nel computer. Ma voi lo potete. E quindi
Buon provi, faccia guardare i miei video in un bel televisore. Hai capito? Ecco. E mi raccomando, siete tra i primi a far andare le quote delle mie visioni nel canale Santen Chan di YouTube a quota 10.000, perché saranno le mie prime 10.000 visioni. E quindi voi sarete fra il novero di quelli che lo hanno permesso. Adesso sono quasi a 8.000. E quindi altri 2.000 di voi che guarderanno. Sono più o meno 92 video, però si differenziano tematicamente, quindi ognuno può scegliere il tema che più gli piace. Poi cerco di iscrivermi a tutti i canali Spreaker, di quelli che si sono iscritti al mio canale Spreaker Santen Chan. Ma purtroppo devo vedere ogni singolo canale, quindi ci metto del tempo. Per favore, lancio un appello. Tutti coloro che si sono iscritti al mio canale e che io non gli ho potuto corrispondere per il momento, mi mandino un privato in Spreaker o una nota nel canale. Dicendomi che io non sono iscritto al loro canale e che vorrebbero che io contraccambi l'iscrizione. Lo farò molto volentieri. Chi lo avesse sentito, gli dico che esattamente sto camminando nella mia stanza per fare un po' di ginnastica. E che anche fa freddo. Bene, non so come dire. Adesso devo fare altre cose. Ringrazio tutti voi, popolo di Spreaker, di avermi ascoltato così tante volte, quasi 3.000, e di essere 210 iscritti. Vi voglio tutti bene e soprattutto mando anche un saluto a tutti quelli che mi ascoltano, magari senza neanche essere iscritti a Spreaker perché cercano in internet qualche live broadcast in italiano. E magari sono cittadini del mondo e che vogliono fare pratica di idioma italiano, quindi scelgono la mia stazione perché i miei programmi sono basilari, semplici, non sono tanto sofisticati. Un saluto a tutti quelli che stanno in ascolto adesso, se possono si iscrivano al mio canale e se vogliono naturalmente vedano il mio canale di YouTube Santen Chan, il mio canale di Vimeo Santen Chan e il mio canale di Dailymotion Santen Chan. Non gli sarà difficile trovarmi anche in Facebook Santen Chan e Twitter Santen Chan. Perché ci sono sempre i miei profili, le mie immagini e i miei banner, che sono tutti uguali, quindi sono io. E non ho cloni. Mi sono clonato, ma non ho cloni. Voglio fare qualcosa in Yahoo, gruppi, ma non so come impostarlo, un gruppo Yahoo con del mio materiale. Comunque ci sto lavorando. Che dire, sono molto preoccupato della situazione italiana e ho fatto in questa emittente radio dei live broadcast che sono rimasti come dei post-it in questa emittente Santen Chan. Ho fatto dei commentari a caldo vedendo il telegiornale. Tratterò invece in seguito di condensare delle idee, però sono molto preoccupato per le cose che sento che succedono in Italia. Vorrei essere confortato al rispetto, ma sento che sarà difficile che la classe dirigente mi possa confortare. Sono molto sconcertato, sbigottito, sbalordito.
Non è il paese che mi ricordo, Italia. Adesso come l'hanno ridotto, con i conflitti che c'ha, con le situazioni terribili. Vi prego, iscrivetevi al mio canale e ditemi qualcosa a rispetto. E adesso vi lascio, il vostro amico Santen Chan. Mi rimarrebbero altri 20 minuti di trasmissione live, però ho molto da fare, vi prometto che ritornerò appena posso. E vi raccomando, non mancate di seguirmi in YouTube. E poi ho titolato il live broadcast di oggi così, perché così tutte le persone che vivono a Casalpaloco e dintorni in Roma, cercando del loro quartiere o della loro città, mi possono trovare. Arrivederci.